Benvenuti nella cucina di Gilda. Oggi, come sempre, facciamo una cosetta buona buona. Ciao amori miei, come state? Io c'ho fiacca oggi. E vedi che a che ora mi sono alzata. Meglio che invodimo, va. È 11:15. Ah, oh, dai. La primavera c'è stenne, regà. Mamma mia, sì, questo è tutto sonno arretrato. L'inverno perché fa freddo e allora uno dorme. Sì. La primavera perché d'estenne uno dorme. L'estate perché fa caldo. Dai. Allora, Gilda Re, dice tutto, vai. Allora, oggi vi faccio... Allora... Pollo, queste sono due cosce con sopra cosce, peperoni, patate, olive e ciliegino. Vi faccio un pollo da paura. E che vuol dire fa? Ecco. Allora, adesso spostiamo qualcosina perché lo famo in padella, eh? Lo famo strano. Ecco, lo famo strano sto pollo, va? Allora, tanto per cominciare metto subito un pochettino d'olio. Questo ci sta. Allora, poi ci taglio un pezzettino di scalogno. Eccolo qua. Va bene? E poi ci taglio una cipolletta fresca, quelle rosse. Va bene? Sono quelle fresche, eh? Ecco qua. Allora, questo è un piatto favoloso. Che buono, raga. Ecco qua. Vi dico solo allora, che dopo c'è la scarpetta. Adesso metto pollo. Eccolo qua. Mettiamo pollo. Ecco fatto. Qua. Un po' di pollo. Allora, poi io qui ho tagliato, vabbè, taglio una patata grande e una piccola, vedete? Queste ci avevo, perché mo vo dico, non ci avevo patate, mi sono scordata a comprarle l'altro giorno. Ecco, no vabbè, ma me bastano. Ecco fatto. Ecco, vedete come dovete tagliare? Così, né grosse e né piccole. Allora, questo è un peperone medio, va bene? Bello carnoso serve, eh? Vedete, bello carnoso che si deve cuocere insieme al pollo e alle patate. Ecco qua, vedete? Poi mischiate un pochetto. Ecco, passate due peperoni di qua, due patate di là. Ecco fatto. E adesso rimettiamo scalogno. Poi se volete potete mettere la cipolla, va bene? Allora, ecco qua. Adesso metto qualche ciliegina. Allora, vi volevo dire che non metto aglio, va bene? Questo piatto io lo faccio così. Se poi voi ci volete mettere, mettetecelo, ma qui è così. Va bene? Ecco. Viene buono senza aglio, con scalogno. Mm. Sì. Sarà con scalogno, è proprio buono, dà un sapore. Beh, lo scalogno dà proprio sapore. Ecco, qualche ciliegina così. Ci mettiamo un pochettino di sale. Ecco qua. Ma proprio poco poco io ne metto, eh. Ok? Ecco fatto. E adesso metto un po' d'olivette. Ecco, buone, con olive, so queste, come si chiamano? Queste sono taggiasche? No. Quelle denocciolate, no, ma tipo le taggiasche, ah. Insomma. Però sono buone per cosce, per cucinacce, capito? Sì, sono le taggiasche quelle che gli assomigliano. Sono le cugine delle taggiasche. Guardate che carino come si presenta, già così da crudo, no, tutto colorato. Buono. Adesso ci mettiamo un pochettino di olio. Ecco fatto. Voilà. E adesso lo vado a mettere sul fuoco, va bene? Voilà. Vado a mettere sul fuoco. E namo, vai. Che bello.
Allora, io ho messo poco sale, voi metteteci quello che volete, va bene? Namo! Allora, dopo 20 minuti di cottura metto 2 foglie di basilico e un goccettino di vino. Altri 10 minuti e poi spengo, eh? Mamma mia, raga, che spettacolo! È pronto, eh? Guardate che bello! Allora, adesso lo mettiamo nel piatto. Ecco qua. Guardate che bello. Allora, io l'ho girato una volta sola, l'ho fatto cuocere bene di qua e di là. Ecco, vedete? Ok, poi un po' col coperchio ho fatto e poi l'ho tolto il coperchio e l'ho fatto finire di cuocere bene. Va bene, amori? Guardate che bello. Mamma mia, Girdare. E adesso mettiamo tutto il contornino. Guardate che spettacolo, ecco. Raga. Questo è un pollo che lo dovete fare così perché potete capire che cos'è. Questo mamma è un pollo gagliano, che... antichello, però vi assicuro che è buonissimo, non buono, di più. Ecco, poi con sto sughetto. Scarpetta assicurata, già vi ho detto. Ve che spettacolo proprio, ti è fatta. Guardate che qua. Bello. Le patate sono giuste, di cottura. Ecco. Senti che ecco profumo fatto. Ragazzi miei, ecco, guardate che bello, che ve lo dica a fare. Questo anche quando ci avete gente lo potete fare, altro che è un piatto gagliardo, gagliardo come me, ecco. Mamma mia, come Giddarella nostra qua. Ma sto scherzando, dai, tanto lo sanno che sono gagliarda, eh? Dai, Giddare, vai. Da un po' che roba, sto sughetto sopra, eccolo qua. Vedete? E che te lo dico a fare, cavai? Allora, non ho messo né pepe e né peperoncino perché io questo me lo devo gustare così. Così il perché sapore il pollo prende il sapore dei peperoni, brava. Le patate del pollo e dei peperoni. Volevo dire, una lo bella spettacolo, fetta di raga. Pane. Ecco, adesso ecco lo faccio vedere meglio. Vai, ecco fatto. Va bene? Cioè, guarda un po'. Ecco, vabbè, che guardate. Dite? Io sto... Partita con la patata? Sapete, però un assaggino lo faccio. Dai, su, vai. Mamma mia. Patate proprio... Che vuoi dire? Mi piace la faccetta del Gildarella a me quando magna. Gildarella. Una delizia, raga, una delizia, guardate un po'. Va bene? Allora, fatelo perché è veramente buonissimo. Vabbè, dai. Ve sto a far arrivare tutto il profumino, raga. Wow. Arriva! Che bontà, raga. Brava, Gildarella. Vabbè, amori, allora, adesso io vi mando sempre tanti baci belli. Sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda. Vi amo tutti, siete il mio grande amore. Ah, ullala. Tutti, eccolo qua. Va bene, amori? E piatto ricco? Mi ci ficco.